Bene, si avvicina l'apertura di Wall Street per questo martedì 28 dicembre. I futures continuano a muoversi in territorio positivo, moderatamente positivo. Lo Standard & Poor's guadagna lo 0,14, il Dow Jones più 0,05, quindi sostanzialmente fermo. Il VIX ha chiuso a meno, scusate, il future sul VIX gennaio 2022 scadenza, meno 0,6%, mentre dopo il forte approfondimento, l'ampio approfondimento sul Forex, notiamo come gli indici europei stiano in qualche modo rallentando i loro guadagni. Milano, che aveva raggiunto quasi l'1% di acquisti, adesso è a più 0,7, DAX più 0,6, Parigi, che ha aggiornato i massimi storici, più 0,38, anche lo SMI di Zurigo più 0,84, petrolio a 76,29, anche il petrolio sta riducendo in qualche modo gli acquisti, si avvicina evidentemente l'apertura di Wall Street nel bene e nel male, diciamo così. Bitcoin sotto i 49.000 invece, mentre scendono anche i rendimenti dopo, interessante notare come sul BTP italiano, quindi il decennale italiano, eccolo qua, vediamolo su un grafico a 4 ore, ecco qua, sul grafico a 4 ore notiamo come insomma rispetto alle 7 e rispetto anche alla seduta precedente, insomma, stiamo assistendo a un picco ritracciamento, tant'è che appunto adesso rende l'1,12 dall'1,15 che aveva raggiunto nel corso della seduta di oggi. Come promesso, vogliamo, come di consueto, insomma, provare a raccontarvi qualche interessante movimento, qualche titolo interessante quotato a Wall Street. E allora, ecco, riecco il nostro Lorenzo Sentino in collegamento, WeTrading.eu. Lorenzo, buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per la continua ospitalità mese dopo mese. Allora, come ben detto, andiamo a vedere un po' cosa sta accadendo in America. Noi ci siamo lasciati la settimana scorsa, se ricordi, Giacomo, dicendo appunto che per me c'era un bluff sul ribasso. Avevamo detto e vivevamo in quel momento appunto queste candele di ribasso verso i 4.500, che poi invece, vedi, hanno svoltato il rialzo, creando adesso la quinta candela consecutiva rialzista. Certo, ancora oggi deve aprire ufficialmente il mercato, vedremo se continuerà questa svolta importante, anche se già quattro candele piene più quella di oggi, che sarebbe la quinta, è già potrebbe essere già un ottimo record e un elemento importante per chiudere l'anno. Si inizia a intravedere anche un po' di stanchezza su questo rimbalzo, quindi bisogna chiedersi adesso se sarà il caso di stare ancora long sull'indice e se l'indice farà semplicemente una pausa o riporterà un interesse al ribasso. Per dire la mia, ti dico che sì, potrebbe esserci adesso una o due giornate di lateralità, magari appunto di rallentamento, ma non di inversione ribassista tale da creare un panico o comunque più estremamente ribassista. Questa è la mia personale visione, che per quanto sai, perlomeno siamo riusciti sempre a dare ottime letture dei mercati. E tra i titoli che ho selezionato oggi riprendiamo Walmart. Andiamo su Walmart, sì. Che anche questo assiste a una fase di leggero recupero della zona di correzione che abbiamo visto assieme appunto lunedì scorso. Mi aspettavo, come avevo detto, un ritorno sui 135 circa, dove poter effettuare un buy. Invece ecco, sta un po' rimbalzando, non è un rimbalzo forte e decisivo, dunque ancora una volta diciamo che mi interessa sempre la zona dei 135, quindi aspetto il completamento di questa fase di ribasso, quindi non mi faccio ingannare di queste 5 candele leggermente rialziste,
quindi non anticipo nessun ingresso, ma valuto ancora la possibilità di prenderlo a un miglior prezzo. Il titolo Walmart è interessante perché è un titolo che nelle zone di ipervenduto solitamente risponde molto bene, almeno negli ultimi 2 anni è stato così, quindi appunto quella zona rappresenterebbe un elemento di probabilità rialzista abbastanza interessante, abbastanza forte. Dunque, questo poi, per quanto riguarda Walmart, che nel pre-market è a $140,06 dai $140,07, quindi si prevede una partenza quantomeno debole. La partenza, poi ovviamente, per quanto riguarda l'intera seduta, vedremo. Esatto, sì. Per quanto riguarda invece dei titoli legati al gold, di cui abbiamo anche questo preso parola la settimana scorsa, anche qui dicevo appunto che gold era in una fase delicata, che sopra i 1.800 poteva accelerare, e in effetti, guarda, abbiamo avuto un test della parte alta della zona laterale a 1787, da qui adesso sembra ben orientato al rialzo. Siamo a 1819 sul futures con la prossima scadenza, e da questo piccolo disegno direi che potrebbe esserci l'obiettivo di cercare di testare l'ultimo massimo relativo, dove sta creando questa zona, questo canale rialzista sopra la media a 200. Quindi eccolo circa 1.875. Sì, 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 no, è questo... che prima non vedevamo il grafico, adesso lo si vede ed è anche piuttosto, insomma, evidente il canale che hai disegnato e che hai, diciamo, evidenziato con le due linee rosse. Sì, esatto. Quindi siamo sopra la media 200, ripeto, e in questo canale che potrebbe in qualche modo continuare alla formazione di massimi e minimi crescenti. Da questo cosa possiamo dire? Bene, se non siamo trader di futures sull'oro, potremmo essere dei trader che a cui piace magari lavorare con dei titoli legati all'oro. Ad esempio potrebbe essere Newmont Corporation, vista anche questa assieme a te. E in effetti riesce subito a riprendere quota questo titolo assieme al gold. Quindi se il gold si apprezza, Newmont si apprezza, con anche una leva finanziaria, dovuta al fatto che un prezzo più alto del gold indica per aziende come Newmont, ma potrebbe essere anche Barrick Gold o altre, di poter ottenere dei profitti più alti. Quindi il prezzo del titolo di solito si muove con un range più alto rispetto al futures. Siamo qui già sulla media a 200, che non vedevamo da agosto, e si apre per me un'opportunità di rialzo verso i 72, quindi doppio massimo annuale. Va bene che ormai l'anno è finito in realtà, sì. Però appunto da maggio a maggio potremmo dire, ecco, year to time, year to now, e quindi si potrebbe aprire questa strada interessante. Quindi la logica è questa: il gold inizia a salire e il titolo che segue il gold, dopo aver fatto un finto minimo a inizio di dicembre e il gold invece no, ecco, c'è questa specie di divergenza: il gold inizia a salire prima e poi i titoli azionari iniziano ad accollarsi sul movimento molto simile. Vi faccio vedere anche Barrick Gold, che è un titolo anche questo che è legatissimo appunto al mercato del gold. Sì. Anche lui abbiamo questo minimo il 15 dicembre stavolta, appunto in opposizione al trend del
del futures, e adesso sembra aver realizzato qui un supporto da cui potrebbe ripartire. Quindi il mercato lo leggiamo con queste contrapposizioni tra il futures e i titoli legati al mercato del, appunto, dei metalli preziosi. Vedo che vi arriva il video un po' in ritardo. Vabbè, insomma, non lasciamoci. Non ci curiamo. Esatto. Ok, altri titoli. Abbiamo selezionato l'ultimo titolo che rimane interessante per diverse aspettative, che è Facebook. Oggi si chiama Metaverse. Ancora dovremmo un po' abituarci al nuovo Meta Platform, scusa, non Metaverse, Meta Platform. Ecco, il titolo torna in una formazione rialzista, recupera dall'ultimo fondo che lo aveva visto intorno ai $300. Qui adesso si gioca una carta importante, perché tra l'altro vedo che in pre-market è leggermente già in rialzo, ma questa zona significa poter, tra l'altro ci arriva non proprio in ipercomprata, quindi ha potenzialmente spazio di crescita, ha uno spazio di movimento che deve in qualche modo, essendo anche un titolo dei FANG, riallinearsi a ciò che stanno facendo anche Google che è sui massimi e altri strumenti delle big, delle 5 big, che appunto si sono dimostrate molto più forti in passato. Per me sarà il titolo dell'anno, e quindi continuo a sostenere un'ipotesi, che è quella di comprare sugli affondi. Sarà il Quindi titolo dell'anno, e quindi, considerato che Zuckerberg col suo Facebook ci ha già cambiato in qualche modo, ha già cambiato la nostra vita, lo rifarà ancora con il metaverso. Sì, perché Bisognerà questo ci avere la porta, sfera di cristallo, ovviamente, però. certo, però ci porta una serie di riflessioni, di novità, di notizie fresche che saranno probabilmente pian piano consegnate al mercato durante l'anno, il che lo renderà un titolo sempre sotto grandi attenzioni, ed è per questo che lo considero un titolo interessante. Sì. Dunque, abbiamo dato, insomma, anche gli aggiornamenti su Facebook o su Metaverse, insomma, come a dirsi voglia. Lorenzo, ci sono anche delle richieste da casa su titoli che peraltro abbiamo osservato assieme molto spesso. Quindi, secondo me, sono, diciamo, calzano a fagiolo. In particolare, Fabrizio ci chiede se è giunta l'ora di acquistare Alibaba. E che, come sai, insomma, abbiamo osservato a lungo, o seppure scenderà sui $100. E Pierre, anche lui di Alibaba, ci chiede se questo titolo risalirà ai suoi massimi. Non so più che il se è forse il quando, o se invece, insomma, siamo in una situazione ancora piuttosto complicata. Beh, insomma, non dà ancora segnali di vita, questo è poco ma sicuro, ma ti cedo la parola. Beh, sì, è un titolo complicato da analizzare, perché non è un problema aziendale, ma politico, come ben sappiamo. Quindi finché non verrà risolta questa questione politica, al di là dei risultati aziendali, che possono essere buoni o pessimi, eccetera, il mercato tenderà probabilmente ad abbandonare questi titoli, perché non si sa se ci sarà il delisting oppure no, se ci saranno ulteriori restrizioni sulle aziende cinesi quotate in America. Ecco, chi cerca investimenti non guarda solo probabilmente al prezzo buono, ma soprattutto alle dinamiche future possibili. Quindi se il mercato, se decideranno di delistare questi titoli, ecco, è un grande rischio per chi dovrebbe investire e quindi rimanere incastrati in posizioni o venderle obbligatoriamente a prezzi ben predefiniti. Insomma, non è una situazione chiara. Quindi, al di là del prezzo, che tecnicamente sembra ottimo,
anche perché così si acquista meno della metà di quanto valeva 6 mesi fa, e anche il dividendo giustamente andrebbe a rendere il doppio. Però ecco, il punto interrogativo è questo: cosa succede fra 3 mesi o 6 mesi? Ecco, io mi piaceva anche a me Alibaba, ma da quando si sono inasprite queste situazioni politiche l'ho accantonato e quindi eliminato dal portafoglio personalmente, ecco. Insomma, se si vuole comunque mantenere un occhio di riguardo verso Alibaba, l'invito è di osservare soprattutto le dinamiche politiche, insomma, più che le dinamiche tecniche, perché effettivamente insomma, in questo caso sono prevalenti. Un altro titolo richiesto, non ricordo se l'abbiamo visto insieme, forse una volta sì, un po' di tempo fa, ma potrei sbagliarmi, riguarda NIO, Lorenzo. Sempre quotato ovviamente a Wall Street, in questo caso al NYSE, e che avevamo osservato, io qui vedo che ho delle vecchie analisi, ripeto, non so se con te o con qualche altro analista, comunque sia, avevamo visto una sorta di doppio minimo, poi rotto al ribasso proprio in questi giorni, e adesso sta di nuovo in qualche modo litigando, insomma, con questi $30 ad azione, se vogliamo, dopo i massimi a inizio gennaio, quindi insomma anche qui il senso è: ma riuscirà a risalire a quei massimi guardando il grafico, Lorenzo? Guarda, anche qui stessa situazione. NIO è un'azienda interessante, ma anche qui pecca appunto della parte politica. Infatti, mentre Tesla è riuscita a riprendersi molto bene, altre aziende dell'elettrico iniziano a mantenere supporti o anche a rimbalzare. C'è anche un ETF dedicato che si chiama eCar, sì, Electric Car, che è quasi ai massimi. Ecco, alcuni titoli invece, NIO, anche Nikola se non sbaglio, hanno avuto invece degli affondi. Ecco, questo perché? Perché evidentemente l'apertura l'aumento della concorrenza, ma anche l'apertura nel mercato americano dell'elettrico, che è a favore più di aziende con sede in America che con aziende di origini appunto fuori dall'America, quindi cinesi o giapponesi che siano, quindi rendono un po' difficile anche qui le dinamiche esterne. Tecnicamente cosa potremmo dire? Beh, sicuramente l'aver perso la quota di $31, che era la base di quel doppio minimo che tu avevi indicato, fa male perché appunto il prezzo adesso rimbalza, ma riportandosi appena sotto l'ex doppio minimo, e non riesce a risuperarlo. Dunque io starei ribassista, o perlomeno starei fuori dal titolo finché non recuperiamo quotazioni sopra i 31, che andrebbero invece a ribilanciare l'equilibrio a favore dei buy. Quindi sotto 31 per adesso per me è una view ribassista, sopra potrebbe tornare invece la view rialzista. Perfetto, molto chiaro, Lorenzo. A chiudere le richieste che arrivano da casa, poi se abbiamo tempo ti chiedo anche magari di Coinbase, perché è considerato insomma tra quelli da seguire quantomeno per la giornata di oggi, è il titolo Wish. Ovviamente si tratta di Context Logic. Forse abbiamo osservato anche Wish in questo caso, e anche in questo caso siamo davanti a un titolo piuttosto depresso, che è scivolato fino ai $3.36 ad azione, insomma lontani i tempi in cui aveva raggiunto i $32.72 poco dopo la quotazione, evidentemente avvenuta praticamente 2 anni fa, perché era, scusate, un anno fa, era il 17, se non il 16 dicembre 2020, ha raggiunto i $33 e poi una irreversibile caduta fino ai 3,36 attuali. Domanda sempre la stessa: riuscirà a raggiungere i vecchi massimi? Lorenzo, come rispondiamo? Su questo titolo brutti ricordi, non per me personalmente, ma per chi in piena bolla, esattamente appunto un anno fa,
e aveva deciso di comprarlo perché in scia di tutti questi titoli cinesi che esplodevano con più 100, più 200% in un giorno, quindi c'era proprio una mania. E nella prima fase di ribasso fino a febbraio continuavano a comprare. E purtroppo, ecco, si sa, è finita così. Guarda, il contesto è sempre uguale a tutti gli altri titoli di origine, appunto, cinese, tra virgolette, e quindi c'è questa situazione politica che comunque primeggia. E come si vede, i capitali sono scappati da questi titoli, perché appunto non hanno sicurezza. Tecnicamente sembra aver tenuto la zona dei 3 dollari, da cui sta lateralizzando. Mi piacerebbe però essere, diciamo, positivo sul fatto che possa tornare intorno ai 5 dollari, prezzo che tra ottobre e novembre aveva tenuto anche qui una certa lateralità, che già significherebbe quasi il doppio del prezzo attuale, quindi più 70-80%. Capisci che già stiamo parlando di numeri veramente eccezionali, e di sicuro non ai prezzi di un anno fa. Quindi starei molto cauto, o perlomeno, se volessi provare il rimbalzo, lo stop loss deve essere obbligatoriamente sui minimi storici. E allora, questo per quanto riguarda Wish, dicevo, Coinbase, andiamo a vederlo insieme. Anche questo è un titolo che abbiamo visto in più di un'occasione con Lorenzo Sentino. Il pre-market è 2,70 dai 2,80. Dove aveva chiuso, quindi attenzione perché potrebbe essere una partenza piuttosto fiacca, piuttosto molto all'insegna delle vendite. Vedi il Bitcoin che oggi perde il 3,2% e vedi anche il fatto che sostanzialmente potrebbe essere l'occasione per il primo, diciamo, di una presa di beneficio dopo quattro sedute sicuramente positive al rimbalzo avvenuto il 20 dicembre ai minimi a 230 dollari. All'azione 230-232 circa. Lorenzo. Beh, qui mi trovi molto preparato perché è uno dei titoli che mi piace di più, trado di più, assieme anche ad altri legati appunto al Bitcoin. E purtroppo nella notte Bitcoin ha perso un importante livello che ieri sembrava aver raggiunto, ovvero i 52K. Sì. Li ha persi anche in un modo abbastanza forte, quindi mi aspetto un'apertura debole su Coinbase, ma anche altri titoli legati alle Bitcoin. È stato interessante come un minimo di rimbalzo del Bitcoin dai 46 ai 52 ha portato titoli come appunto questo a realizzare oltre 50 dollari di guadagno sui 220 che erano arrivati. Ci sta la presa di beneficio, ci sta che il mercato adesso magari voglia cercare una nuova base da cui ripartire, fermo restando che i 2,35 che abbiamo visto il 20 dicembre non debbano essere più toccati per valutare appunto una crescita del prezzo futuro. Personalmente ho preso un ETF legato appunto alle azioni come Coinbase e altre, quindi legate a sua volta al Bitcoin, perché e avevo anche un ordine su Coinbase a 2,20 che, come vedi, è stato sfiorato e purtroppo non ho potuto beneficiare di quest'ultimo rimbalzo sul titolo. Attenderò, per quanto mi riguarda, sia uno storno, quindi già oggi, ma aspetterò probabilmente l'area 2,50, e poi io lo guardo sempre assieme al market cap delle cripto e soprattutto del Bitcoin. Dunque, una crescita del market cap mi porta a pensare che Coinbase ne possa giovare, e da lì inizio a cercare un pattern di analisi tecnica, candlestick, qualsiasi cosa possa suggerirmi un buon ingresso. Quindi qui io gioco moltissimo sulle correlazioni tra i due mercati estremamente vicini. È comunque un titolo che nel lungo periodo, se continua così il piano aziendale di acquisizioni, di invogliare gli utenti ad utilizzare le cripto, è sicuramente un'azienda che farà dei numeri positivi ancora,
per 4-5 anni. Seppur non è l'exchange più grande al mondo, è quello più istituzionale, è quello più vicino anche al settore finanziario classico, ok? Quindi le banche, alle monete fiat, come si dice in questi casi per i criptoniani, e dunque Coinbase per me avrà un ruolo molto molto decisivo in futuro. È un titolo che a mio avviso dovrebbe stare nei portafogli di chi ha un minimo di voglia di essere un po' speculativo, ecco. Ecco, chi ha un minimo di interesse e di nelle cripto potrebbe sicuramente essere interessato anche a quest'altro titolo. Seguite Lorenzo Sentino su wetrading.eu, wetrading.eu, e beh, Lorenzo, noi ti ringraziamo come sempre, anche a te una buon fine 2021 e ci riaggiorneremo, ci risentiremo a partire da gennaio. Grazie ancora. Grazie a te, a tutto lo staff di Le Fonti e naturalmente auguri a tutti quanti. A presto, buon anno. Bene, 15:28, andiamo in pausa, al rientro commentiamo l'apertura di Wall Street e le previsioni forse della settimana, come dire, è riduttivo, del 2022, perché no, con David Pascucci.